quali sono attualmente le sfide dell'editoria italiana? Nel 2025 è previsto per una normativa europea che tutti i contenuti, quindi tutto ciò che c'è nei nostri libri, debba essere pienamente accessibile. Parliamo di accessibilità, quindi vuol dire che qualunque studente, qualunque fruitore con qualunque tipo di disabilità deve poter usare i contenuti scolastici. Questo, se ci pensa, è piuttosto semplice quando parliamo, non lo so, di un romanzo, perché a quel punto immagini un non vedente, per il romanzo gli basta avere la sintesi vocale e quindi lo ascolta. È molto più difficile quando si parla di contenuti scolastici, che sono i contenuti più complessi dell'editoria. Lei pensi ad esempio una linea del tempo. Una linea del tempo per un non vedente, come si rappresenta? Il secondo tema è quello invece dell'intelligenza artificiale, che riguarda invece non solo l'editoria scolastica, riguarda ogni settore della società ed è qualcosa che evolve con una cadenza ogni 2-3 giorni. Come è evoluta l'editoria italiana da quando l'Attes esiste? È una curva in accelerazione. Nel senso che potete ben immaginare, fino a un certo momento le uniche modifiche erano quelle che nascevano da delle riforme ministeriali. Allora, nel momento in cui un tale ministro faceva una riforma, quello voleva dire rimettere mano ai libri, rimettere mano ai modelli scolastici, eccetera. Ma una riforma non si faceva ogni 3 anni. Col passare del tempo devo dire che c'è una certa tendenza della politica a voler sempre un po' intervenire sulla scuola, e questo vuol dire che i libri vanno sempre un po' adeguati. Questo ha portato a un accorciamento della vita media del libro scolastico. Il cambiamento tecnologico invece è intervenuto a partire dagli anni 90, quando si è dovuta introdurre la versione digitale del libro cartaceo. La versione digitale del libro cartaceo non dobbiamo immaginarla come un PDF, ma dobbiamo immaginarla come una finestra su una quantità aggiuntiva di contenuti, contenuti video, contenuti audio, contenuti interattivi, e questo ovviamente evolve con l'evolversi della tecnologia. In che modo l'Attes negli ultimi anni è venuta incontro proprio a questo tema dell'inclusività? Quando parliamo di inclusione, la maggior parte delle persone pensa all'inclusione di chi ha delle disabilità, chi ha delle difficoltà di apprendimento, chi è dislessico, disgrafico, discalculico. Tutto vero. Inclusione però non è solo questo. Inclusione è ad esempio anche facilitare l'integrazione di studenti non madrelingua. Inclusione è anche rappresentare in modo equo i generi senza stereotipi di genere. Rappresentare le minoranze, non escluderle. Se voi sfogliaste un libro di testo notereste che ci sono delle pagine che usano un carattere tipografico particolare, che è un carattere studiato apposta per agevolare la lettura da parte degli studenti con dislessia. Ci sono degli accorgimenti, ad esempio, nella creazione di mappe concettuali e mappe mentali, che servono a includere quegli studenti che hanno uno stile di apprendimento che non è quello della lettura o dell'ascolto, ma è quello della fotografia della pagina e del cogliere i concetti chiave attraverso una rappresentazione grafica.